Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Inizia adesso la tavola rotonda che chiude la settimana di eventi organizzata dalla CGIL per discutere dei temi dell'attività di categorie e tutele individuali. Io sono Giorgio Sbordoni, saluto e ringrazio Maria Antonia Fama al coordinamento, tutta la squadra di Futura e la nostra regia. Futura 2021 chiude con il patronato Inca CGIL e chiude con una tavola rotonda che lancia uno sguardo lungo di prospettiva. Il titolo è Cittadinanza digitale per il welfare del futuro, quello della digitalizzazione nei servizi non solo, è il tema per eccellenza. Lo era già all'inizio del millennio, lo è diventato sempre più concretamente man mano che gli anni passavano, poi la spinta decisiva è arrivata con l'emergenza sanitaria. Come si applica la rivoluzione digitale ai servizi che declinano il welfare? Ne discutiamo oggi con Michele Pagliaro, presidente dell'Inca CGIL, e Tommaso Nannicini, senatore PD e presidente della Commissione parlamentare di controllo degli enti previdenziali. E poi tra poco in collegamento con noi anche Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, e Franco Bettoni, presidente dell'INAIL. Per farvi capire quanto siamo nel cuore della notizia, soprattutto oggi, vi leggo il tweet del ministro del lavoro Andrea Orlando, che è impegnato nella seconda giornata del G20 dei ministri del lavoro dell'Unione Europea a Catania, presidenza quindi italiana. Nel suo tweet questa mattina scriveva che tra le priorità di questa giornata di discussione c'era l'estensione della protezione sociale per le lavoratrici e i lavoratori. E poi all'uscita, tra le varie dichiarazioni a margine, ha detto il ministro Orlando: è necessario rafforzare i nostri sistemi di protezione sociale, una sfida resa più urgente dalla pandemia. E allora chiedo subito a Michele Pagliaro, il padrone di casa per questo evento dell'Inca, di raccontarci quello che è successo in quest'anno di pandemia, perché insomma l'Inca si è fatta trovare pronta in una situazione molto, molto complicata, drammatica. In quelle prime settimane quasi nessuno aveva capito la portata dell'emergenza. Il patronato però ha retto, e ha retto anche nelle settimane successive, quelle in cui ricordiamo tutti le conferenze stampa del Premier di allora, Giuseppe Conte, l'introduzione via via di misure di welfare sempre nuove anche per voi, quindi la rapidità con cui siete riusciti a star dietro anche alla produzione di queste misure. Pagliaro, insomma, come avete fatto? Che anno è stato? Ma intanto anche da parte mia sono doverosi i saluti che voglio rivolgere a tutte le persone che sono collegate e anche io voglio approfittare per ringraziare il senatore Tommaso Nannicini che ha raccolto il nostro invito e tutti gli altri ospiti. Sicuramente l'anno e mezzo che ci siamo lasciati alle spalle è stato un anno molto complicato, molto complesso e come Inca abbiamo come dire, potuto affrontare con molta determinazione le nuove sfide che la pandemia ci ha portato in evidenza. E lo dico perché la pandemia ha fatto emergere in questo paese tantissime criticità. Noi avevamo una condizione precaria dal punto di vista sociale ed economico, avevamo e abbiamo probabilmente un mercato del lavoro pieno di contraddizione e la pandemia queste contraddizioni le ha fatte esplodere tutte. Lo dico pensando al fatto che negli anni, diciamo, precedenti, negli ultimi 20-30 anni, la de destrutturazione del mercato del lavoro ha prodotto tantissime anomalie. E con la pandemia, l'allora governo, guidato dal Premier Giuseppe Conte, ha dovuto affrontare, come dire, con determinazione tutta una serie di bonus che poi sono quelli che hanno rappresentato il nostro lavoro. Noi, come dire, abbiamo sin da subito raccolto la sfida di questo improvviso cambiamento, ci siamo resi operosi, abbiamo anche espresso una collaborazione forte con il governo, con il Ministero del Lavoro. Voglio ricordare che il nostro sistema è un sistema molto rigido, abbiamo delle regole fisse e con il primo decreto-legge, il decreto-legge 18 del 17 marzo del 2020, è stato introdotto il mandato di patrocinio telematico, grazie all'articolo 36, che appunto ha consentito la possibilità di lavorare a distanza, ma non ci È siamo. stata un po' la
chiave di volta di tutto, no? Perché avete potuto operare e chiudere le pratiche, diciamo, appunto a distanza senza dover ricevere direttamente. Sicuramente una grandissima innovazione che ovviamente non ci ha impedito anche di affrontare e riorganizzare le nostre sedi, sanificarle, renderle sicure e riprendere l'attività. Voglio ricordare che fra l'altro da un lato l'INPS ma anche l'INAIL che hanno attivato la misura del lavoro giustamente a distanza hanno fatto sì che le nostre sedi sono state il punto di ritrovo, il presidio di prossimità per eccellenza che è riuscito a dare delle risposte. E io voglio approfittare di questa occasione sostanzialmente per ringraziare i 2001 fra operatrici e operatori dell'INGA CGL che operano in tutto il nostro paese ma anche nei 27 paesi all'estero, perché sono state persone straordinarie. Noi in poco tempo abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, i nostri orari, le nostre modalità di lavoro, abbiamo dovuto produrre anche una formazione molto accentuata, perché i bonus sono più di 20, le circolari applicative, perché nel momento in cui si fa una norma poi bisogna anche applicarla, sono state tantissime, e in tutto questo noi siamo sempre stati all'altezza della situazione e abbiamo raccolto una sfida che è la sfida del cambiamento, confermando il fatto di essere presidio di prossimità. Ecco Pagliaro, hai dato un numero, quello appunto degli operatori, ci dai qualche numero per fotografare questa attività che appunto poi si è svolta in pochi mesi, difficilissimi, quante pratiche siete riusciti a portare a casa nonostante le difficoltà? Ma noi sostanzialmente soltanto nei soli 3 mesi del lockdown, quello più pesante della prima fase, abbiamo lavorato qualcosa come oltre 500.000 di pratiche. Complessivamente nel 2020 abbiamo lavorato qualcosa come 3 milioni di pratiche, e di queste 3 milioni di pratiche circa un terzo sono già state quietenziate dai nostri enti, in particolare dall'INPS, dall'INAIL e da parte del Ministero degli Interni. Ecco, qui ti fermo perché questo dato mi serve anche per interloquire con il professor Nannicini. Tra l'altro ricordiamolo, l'INCA è il primo patronato in Italia, però Pagliaro siete qua oggi anche come in veste di CEPA, quindi del centro patronati che raccoglie anche i patronati di CISL, di UIL, delle ACLI, quindi pensate anche quante sono le pratiche di tutti i patronati che sono state portate a termine in questo anno, quanto è stato importante quindi il lavoro dei patronati. Nannicini, lei lo ha ricordato anche in un'intervista recente al Riformista, i primi di giugno, ha detto nella PA serve sempre maggiore digitalizzazione, ma non possiamo minare l'universalismo dei servizi per essere più veloci, e su questo è importante il ruolo di prossimità che può essere svolto per esempio dai patronati. Tra l'altro vorrei citarle un'altra frase, questa invece è del segretario generale della CGIL Maurizio Landini, è contenuta nel messaggio che oggi Landini ha mandato al G20 dei ministri del lavoro, le leggo solo una riga: dove ha funzionato il dialogo sociale, ha detto Landini, sono stati minori gli effetti della pandemia, la gestione della crisi è stata più efficace. Ora le chiedo in pratica come si può portare sempre a maggiore efficacia il dialogo tra la politica, i sindacati, la politica e i patronati in questo caso, che cosa manca e come si può rafforzare il ruolo di questi istituti che di fatto nella realtà è stato molto importante. Sì, intanto buonasera e grazie per l'invito e per l'occasione di confronto. Io credo che anche per le cose che ci ricordava adesso il Presidente Pagliaro sia stato molto chiaro durante la pandemia come i patronati non hanno lasciato da solo le persone, continuando a svolgere la propria funzione sociale con servizi di prossimità. Adesso è importante che la politica non lasci da soli i patronati e ripensi un ridisegno complessivo delle nostre politiche sociali, che ne hanno bisogno, lo sapevamo prima, ma l'abbiamo capito ancora di più durante la pandemia, per, in un'ottica di sussidiarietà, valorizzare questa
funzione sociale. Quindi questo è il primo aspetto che mi sta a cuore e anche il motivo per cui la Commissione Enti Gestori che presiedo ha iniziato un'indagine conoscitiva partendo proprio da un ascolto dei patronati. Qualcuno si è un po' sorpreso, dice: ma perché partite dai patronati? Partiamo dai patronati perché vogliamo capire da chi sta in trincea nel dare risposte rispetto a un sistema di welfare che spesso ha molti buchi, ha molta frammentazione, e questo è anche il motivo per cui nel mezzo di una crisi pandemica ci siamo trovati a dover gestire una proliferazione di bonus, di strumenti emergenziali, perché la rete universalistica ha mostrato delle falle. Quindi dobbiamo ripensare quella rete e dobbiamo ripensare anche, come dice il titolo del vostro incontro, come si erogano i servizi. C'è un tema enorme di digitalizzazione della pubblica amministrazione che non riguarda solo ovviamente le politiche sociali e previdenziali, riguarda tutta la PA, ma dobbiamo stare molto attenti di fronte alle diversità che ci sono negli accessi ai nuovi strumenti tra persone, tra territori, che la digitalizzazione dei servizi non faccia fare dei passi indietro rispetto all'universalismo della protezione. Quindi qui è importante chi poi deve avvicinare la PA, i cittadini, a una nuova PA digitale. Dicevamo, c'è qualcuno che pensa che la digitalizzazione possa fare a meno di istituti come i patronati, invece forse servirebbe ancor più mediazione e sostegno, perché sono tanti i cittadini che soffrono il cosiddetto digital divide, quindi più diventa digitale la PA e il welfare, e forse più c'è bisogno di qualcuno che medi. Non c'è dubbio, io penso che ci sarà più bisogno di intermediazione, ci sarà bisogno di accompagnamento non solo rispetto agli strumenti digitali, ma anche consulenziale, che se si allontana un attimo l'interfaccia con alcuni enti gestori, è importante che ci sia un intermediario riconosciuto, credibile e di prossimità sui territori. Però per farlo è importante non solo riconoscere l'attività dei patronati da un punto di vista economico, anche ovviamente c'è da ripensare le regole del fondo, legarlo magari non solo agli elementi previdenziali ma anche a quelli assistenziali, ma c'è anche da integrare di più l'attività dei patronati nel disegno degli applicativi, nel disegno di come poi si vive l'erogazione dei servizi in una nuova PA digitale, avere momenti di formazione che fanno crescere e fa crescere la qualità dei servizi erogata dai patronati in rapporto stretto con gli enti gestori. E poi fatemi dire che digitalizzazione non vuol solo dire fare le cose che facevamo ieri da remoto, vuol dire ripensare i processi con cui faccio le politiche sociali. Un algoritmo, non è che possiamo usare gli algoritmi solo per dettare i ritmi di lavoro, spesso in maniera anche fuori controllo. E questo è un altro tema, ma presente oggi al G20. Molto presente al G20 e rilanciato anche dal ministro Orlando più volte. E non usiamo gli algoritmi e l'analisi di dati per personalizzare i servizi, per avvicinare i servizi e le politiche sociali e assistenziali ai bisogni dei cittadini. Questo vuol dire PA digitale, non solo servizi a distanza, ma nuovi servizi costruiti sulla persona e sui bisogni della persona. Battuta, usiamo il volto buono dell'algoritmo, visto che ci deve essere anche un volto buono. Pagliaro, c'è stato un passaggio di Nannicini che mi ha ricordato la dichiarazione di un vostro operatore, Davide Cappelletti, direttore dell'Inca CGL a Monza e Brianza, in uno dei video che poi vedremo. Lui ci ha detto: l'Inca dovrebbe essere coinvolta di più nella fase di progettazione di questi servizi. Lo diceva più o meno con le stesse parole Nannicini. Questo significa anche interloquire e parlare con la politica, riuscire non soltanto ad avere, a ricevere il sistema e metterlo in pratica, ma a partecipare alla costruzione di quel sistema? Ma sicuramente il tema della collaborazione è fondamentale e può evitare quei problemi che spesso sorgono quando viene fatta una norma, quando quella norma non risolve il problema, quando fatta la norma si scoprono che ci sono altri problemi. E noi ovviamente siamo un braccio operativo teniamo anche una visione di quelle che sono le criticità, dell'impatto
che le misure hanno sulle persone, e quindi queste nostre conoscenze le vogliamo mettere come dire, a servizio del governo, a servizio del Parlamento di questo Paese, sapendo che oggi abbiamo bisogno di raccogliere tutti insieme una sfida, lo dico pensando a questi aspetti, all'aspetto della digitalizzazione, ma anche ad altri, per fare in modo che possiamo, come dire, costruire in un Paese dove le tutele sono anche frutto di una Costituzione che prevede le pari opportunità, potremmo, come dire, agire per costruire un paese migliore e soprattutto per le generazioni future, perché lo voglio ricordare, oggi come dire, i giovani forse sono l'anello più debole della catena. E allora, prima di salutare anche gli ospiti in collegamento, volevo fare un'ultima domanda al professor Nannicini. Ci ha detto, insomma, ci ha dimostrato anche la sua sensibilità, il suo interesse verso il ruolo dei patronati. Visto che in questo momento la composizione della maggioranza è politicamente non omogenea, e visto che comunque è questo il momento in cui si cerca di ripartire, lei parlava, diciamo, a titolo personale, a titolo di presidente di commissione, o comunque c'è una corrente strutturale all'interno di questo governo, di questa maggioranza, che effettivamente pensa che i patronati siano importanti e vuole dialogare con i patronati? Ovviamente parlavo a titolo personale, ma c'è una sensibilità diffusa, senz'altro una consapevolezza del Partito Democratico e anche in Parlamento la necessità di intervenire. Ci sono stati vari frangenti anche con emendamenti nella fase più delicata della pandemia, che hanno provato a riconoscere questo ruolo. Adesso dobbiamo uscire dall'emergenza, però dobbiamo ripensare il quadro sul finanziamento, il quadro su come si premia anche la qualità dei servizi erogati dai patronati, sburocratizzare e coinvolgere di più, come sottolineavate giustamente, nel disegno dei servizi e delle politiche sociali. Adesso è il momento di passare dai complimenti per i patronati che sono rimasti aperti durante una pandemia, anche quando chiudevano gli enti gestori, alle risposte, partendo dai bisogni delle persone. E allora io saluto in collegamento con noi Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a voi, saluto il senatore Nannicini e Don Marco Pagliano. E saluto anche il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno al senatore Nannicini, a Pagliaro, a Pasquale e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, tra poco riprenderemo il dibattito, perché adesso vogliamo lanciare un servizio, farvi vedere sul territorio, diciamo, quali sono le testimonianze, le esperienze degli operatori del patronato Inca, della CGIL. Faremo un piccolo viaggio che parte da Prato, arriva in Sardegna e poi finisce a Monza e in Brianza. Quindi ascoltiamo le voci, appunto, dei direttori e dei coordinatori dell'Inca territoriali. Durante il periodo di pandemia abbiamo dovuto adattare il nostro nuovo modo di lavorare, oltre che alla difesa dal virus, anche al rapporto con l'utenza e con gli enti istituzionali. Ci siamo reinventati il modo di lavorare. All'inizio sembrava quasi impossibile riuscire a trasformare le file delle persone che solitamente attendevano l'apertura del patronato in appuntamenti in grado di soddisfare le loro richieste. Invece ci siamo riusciti, nonostante il fatto che gli enti istituzionali avessero demandato e continuano a demandare ai patronati sempre più cose da fare e sempre più spesso gratis e tamburelei. Nonostante ciò abbiamo accettato tutti, anche se la paura del contagio era forte in noi, mantenendo comunque le norme di sicurezza, ma sempre in presenza. Senza lavoro da casa, perché per il sindacato è fondamentale il rapporto diretto con la propria gente e con chi ha più bisogno. In effetti in questa pandemia le più deboli sono state le persone anziane, perché mentre i giovani si sono adattati all'uso dell'informatica per qualsiasi richiesta presso gli enti previdenziali istituzionali, gli anziani erano meno capaci di questo uso
e avevano quindi sempre più bisogno di aiuto e anche di comprensione e rapporto personale. La situazione pandemica ha necessariamente determinato in questi mesi la ricerca di un modello organizzativo diverso. Abbiamo privilegiato naturalmente la tutela del remoto con tutte le difficoltà che questa procedura comporta, la scarsa propensione all'uso delle tecnologie da parte dei nostri utenti, più delle volte anziani, la necessità di utilizzare in maniera massiva le mail, le numerose richieste di bonus o indennità previste dai vari decreti. Abbiamo insomma continuato a parlare con la gente facendo poi quello che è la nostra missione, far emergere i diritti ed estenderli a chi non li ha. Un pezzo di welfare solidale di cui questo paese ha assolutamente bisogno. Tutto ciò in una regione come la Sardegna, dove prevalgono le piccole comunità e dove l'accessibilità alle zone interne è messa a dura prova dai collegamenti molto spesso precari. Anche l'ascolto, una semplice risposta al telefono, ha aiutato a risolvere un problema. Certo, dobbiamo interrogarci su come sfidare il cambiamento, ma penso che l'esperienza che abbiamo maturato può servire da stimolo anche per gli enti previdenziali, in modo che si acceleri quel processo di digitalizzazione che ormai è assolutamente imprescindibile. Penso che la nostra linea guida debba essere il valore della solidarietà. Continuiamo a mettere in campo competenze e professionalità per garantire una tutela di qualità anche in questi momenti difficili. Faccio una veloce riflessione con voi rispetto al processo di telematizzazione dei servizi offerti a cittadini e lavoratori da parte degli enti previdenziali. Dal 2010, con la legge 122, INPS ha potenziato i servizi telematici. Il PIN, poi lo SPID, sapete di cosa parlo. È stato un viaggio pieno di ostacoli. Ancora nel 2020 non sono mancati pesanti disagi a cittadini e lavoratori nella fase di accesso alle tutele previste in piena pandemia. Per ogni novità legislativa in tema di previdenza e assistenza, chiaramente i lavoratori attendono con ansia e frenesia il rilascio delle procedure telematiche. Spesso sono procedure contorte e farraginose e di fatto necessitano di quel contatto de visu che ancora oggi garantisce l'INCA CGL. E non è un caso che in un'analisi INPS del 2018 sulla Customer Experience i patronati vengono preferiti al contact center INPS, al sito INPS.it, ma anche alle consulenze rese da INPS nelle proprie sedi. Questo aspetto mi fa pensare che i patronati sindacali e le loro organizzazioni promotrici dovrebbero essere maggiormente coinvolti nella fase di discussione e progettazione anche di queste novità telematiche digitali. Le nostre proposte non mancano, ma non siamo quelli del telefono a gettoni. Siamo al servizio del paese, siamo al servizio dell'innovazione, siamo l'INCA CGL. E allora abbiamo sentito le voci dei responsabili del patronato INCA CGL a Prato in Sardegna, Monza Brianza, Stefania Di Domenico, Paolo Matta, Davide Cappelletti. Direi che dobbiamo iniziare dall'INPS, Tridico, perché soprattutto l'ultimo che abbiamo sentito appunto nella sua testimonianza ha lanciato qualche frecciata, ha detto un viaggio pieno di ostacoli da quando è iniziata, diciamo, la digitalizzazione appunto che ha riguardato i servizi dell'INPS. Le chiedo subito se è d'accordo con questa lettura della realtà e che cosa si può fare per rendere anche più fluido, diciamo, tutto il processo di welfare senza incorrere negli ostacoli della burocrazia cieca. Ecco, come si può anche collaborare di più tra enti. Sì, grazie di questo invito. No, per noi, non, per me personalmente, ma per tutto l'istituto, non sono frecciate quelle, anche quegli interventi tipo il collega del patronato. Sono sfide a un miglioramento. Noi abbiamo un rapporto strategico col patronato. Inevitabilmente i problemi legati alla digitalizzazione esistono. I nostri utenti principalmente sono pensionati, disoccupati, poveri. E poi c'è una fascia importante della classe media che accede ai servizi per la famiglia, però insomma abbiamo molti dai nostri utenti, probabilmente la maggior parte dei nostri utenti, che sono proprio quelli che soffrono di più del digital divide, proprio a causa della
come dire, dell'avanzamento dell'età da una parte e della bassa scolarizzazione che si lega alla disoccupazione dall'altra e alla povertà. Quindi noi sappiamo che è una sfida quella di incrementare il processo tecnologico, l'innovazione, la digitalizzazione, perché è una richiesta del Paese, di tutto il sistema Paese Italia, alla luce non solo del PNRR, ma di tutto quello che negli ultimi anni si è fatto in Italia, e dall'altra c'è la sfida di non lasciare indietro proprio queste persone che sono i nostri principali utenti. Quindi sappiamo che in questa sfida il partner principale probabilmente è esattamente il patronato, che è, con la loro diffusa capillarità sul territorio, cercano di prendersi cura esattamente di quelle fragilità. Guardi, ricordo con molto piacere, anche per ricordare quanto, o comunque per dire qui oggi sul vostro palco, quanto sono sensibile al rapporto strategico con i patronati. Ricordo che all'inizio del 2019, appena diventai presidente dell'istituto, non c'era ancora nemmeno Pagliaro, che se non sbaglio arrivò qualche mese dopo, nell'estate dello stesso anno. Incontrai subito i patronati, ai quali affidammo in modo inedito la intermediazione del reddito di cittadinanza. Come sapete, il reddito di cittadinanza è una misura assistenziale e non previdenziale, quindi non sarebbe andata ai patronati se non su espressa previsione normativa e quindi su espresso poi volere del legislatore e corrispondente impiego di risorse. All'epoca, appunto, parlo della primavera del 2019, facemmo un patto con il coinvolgimento nella misura dei patronati oltre che dei CAF, e subito dopo, appena possibile, l'incremento del fondo. Questo avvenne, entrambe le cose avvennero, così come avvenne lo scorso anno anche su nostra espressa richiesta, perché, come dire, i più vicini alleati dei patronati probabilmente si trovavano proprio nell'istituto, nell'INPS, nel dialogo che facciamo col Ministero del Lavoro, perché sappiamo la imponente intermediazione che hanno fatto. E dicevo, nel 2020, nell'anno pandemico orribile, personalmente tutto l'istituto insistette molto per rivedere i punteggi e anche alcuni aspetti normativi che interessavano il patronato. Ci facemmo promotori di questi aspetti e li supportammo adeguatamente. E, dopodiché, appunto, noi abbiamo dato vita, e non possiamo che fare altrimenti, a un grosso piano di innovazione tecnologica e digitale. L'abbiamo fatto, anche qui ricordo le date perché nell'anno precedente le date sono molto importanti, il 17 di febbraio del 2020, quindi qualche giorno prima di entrare in quel tunnel dal quale oggi stiamo uscendo, che si chiama Covid. 17 febbraio del 2020 facemmo gli stati generali dell'innovazione tecnologica con tanti stakeholder e tanti esperti a supportare il nostro piano di digitalizzazione. Quel piano che oggi sta dando dei risultati straordinari dal punto di vista della produttività e dell'efficienza. Rispetto alle fragilità che rimangono indietro, il modello rimane sempre quello del partenariato con i patronati, nel miglioramento della qualità dei servizi. Stiamo in questi giorni migliorando esattamente la carta dei servizi, che verrà pubblicata prima della pausa agostana, proprio nella ottica di non lasciare indietro chi inevitabilmente, a causa di incrementi di innovazione tecnologica, vedono il loro divario allargarsi. E allora, tra poco sentiremo la risposta anche di Michele Pagliaro. Vorrei però tirare dentro la discussione anche Franco Bettoni, che ci sta ascoltando. Anche se non ci sono state testimonianze dei territori per quel che riguarda appunto il rapporto con l'INAIL, una però Bettoni gliela faccio io, perché insomma è stato l'anno del Covid, lo sappiamo tutti, e sicuramente qualsiasi dibattito parte purtroppo da questo dato drammatico. Allora,
In questo anno l'INAIL ovviamente ha giocato un ruolo fondamentale perché da quando diciamo, il Covid è stato individuato come un possibile danno da lavoro, infortunio sul lavoro, insomma sono successe alcune cose, ci sono state difficoltà a volte nel dimostrare l'occasionalità del lavoro e dunque l'origine professionale della malattia. Secondo alcuni dati dell'INCA-CGIL nel 2020, le richieste respinte dal suo istituto si sono attestate al 36% e nei primi mesi del 2021 la tendenza sembrerebbe aumentata al 45%. Diciamo che in alcuni territori non vengono a volte neanche rispettate le indicazioni della direzione nazionale, anche magari su casi che riguardano il personale sanitario. Ne abbiamo raccontato uno su collettiva.it che riguardava ad esempio un infermiere in Campania. Allora, le chiedo, perché questo atteggiamento in qualche modo, contraddittorio, sapendo poi appunto il vostro impegno chiaro e riconosciuto per la salute e sicurezza sul lavoro? Innanzitutto l'incontro ci consente, ringrazio per l'invito, è importante riflettere, prima di rispondere una premessa che ci tengo sul ruolo dei patronati, il cui lavoro va supportato e potenziato, perché riconosco non solo come presidente, ma come da sempre la funzione sociale di prossimità importante dei patronati su tutto. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, l'INAIL sin dall'inizio dell'emergenza, alla luce anche della nuova tipologia di infortunio sul lavoro da Covid-19, ha saputo rispondere prontamente per garantire piena tutela assicurativa al lavoratore contagiato già a partire dal periodo di quarantena, elemento importante. Naturalmente, per ogni denuncia vengono avviate le procedure di accertamento per confermare che l'infezione sia stata contratta in occasione di lavoro. Per alcune categorie, come quella degli operatori sanitari o di altri che comportano il costante contatto con il pubblico, lavoratori che operano nel front office, alla cassa, addetti alle vendite, il contagio d'occasione di lavoro è molto probabile e l'accertamento medico-legale del nesso causale è abbastanza semplice e veloce. Per le altre categorie, invece, dove la probabilità del contagio in occasione di lavoro, che sicuramente fanno parte di quelle che lei mi ha posto nella domanda, è più bassa, la procedura di accertamento medico-legale è inevitabilmente più complessa. E ciò per evitare di ammettere a tutela casi di contagio avvenuti per causa estranea al lavoro. In mancanza di prova contraria, comunque, anche in questi ultimi casi scatta la tutela INAIL. Le richieste respinte sono dunque legate probabilmente alla mancanza di nesso contagio in occasione di lavoro. Non escludo comunque che anche la difficoltà, e sono successe, procedurali legate ad esempio alla mancata redazione del previsto certificato di infortunio, anziché di malattia semplice da parte del medico certificatore, con la conseguenza di far venire meno l'obbligo della denuncia da infortunio per mancanza di un presupposto essenziale, possono aver reso in alcuni casi tortuoso il percorso di riconoscimento. In questi casi, ed è importante oggi per dirlo, e l'abbiamo già detto in altre occasioni, però la collaborazione con gli istituti di patronato diventa ancora più importante per evitare che gli infortunati non ricevano la giusta tutela. Attraverso infatti le opportune segnalazioni, e sono successe fino alla proposizione di rimedi da un punto di vista amministrativi, per correggere le decisioni che si sono rivelate non corrette sulla base degli elementi che i patronati hanno raccolto e ci hanno portato. Ribadisco che l'Istituto, assicuro, è pronto a rivedere le proprie decisioni. E l'INAIL ha certamente incoraggiato la massima collaborazione con i patronati, ricercando punti di raccordo per avviare azioni coordinate e convergenti verso il nobile obiettivo del miglioramento dei servizi agli utenti. Obiettivo che è quello di, come mi chiedeva lei, di omogeneizzare i comportamenti per arrivare a parlare tutti un linguaggio comune, sempre a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici.
Allora, io so che tra poco ci dovrete lasciare, vorrei dare la parola al Presidente Pagliaro per rispondere. Pagliaro, il clima, insomma, mi sembra assolutamente di concordia. Sapete tutti che è una fase importante per ricostruire il prossimo futuro. Siete riconosciuto anche da Tridico e da Bettoni, interlocutori privilegiati, perché di fatto siete gli attori del welfare, gli attori operativi del welfare. Che cosa rispondi, diciamo, a quanto hanno detto Tridico e Bettoni? Ma sicuramente noi, come dire, è nella nostra natura la volontà di volere collaborare. Vogliamo ovviamente determinare dei passaggi concreti perché oggi siamo di fronte, come dire, per le cose che ci stiamo dicendo, per anche tutta la digitalizzazione, ad una fase di passaggio dove ognuno deve fare la sua parte e sicuramente l'Inca vuole raccogliere la sfida del tempo che stiamo vivendo. Fra l'altro con l'INPS noi come CEPA abbiamo chiesto, come dire, un incontro da qualche settimana, proprio perché con l'INPS noi stiamo discutendo un protocollo di collaborazione che risale al 2012. E questo protocollo di collaborazione prevede dei tavoli, uno appunto è il tavolo dedicato, diciamo, alla tecnologia, un altro tavolo dedicato all'ampliamento dell'accesso alle banche dati e un tavolo appunto che dovrebbe mettere mano al protocollo del 2012. Sono tavoli tecnici, noi riteniamo che a monte è utile, come dire, una discussione per capire quello che deve essere, diciamo, l'orizzonte, la prospettiva, il traguardo. Lo dico perché pensando, diciamo, a tutto il processo di digitalizzazione, l'Istituto sicuramente ha, come dire, imboccato una strada, grande parte della pubblica amministrazione italiana, lo sta facendo, però i problemi li abbiamo visti anche durante la pandemia. E io penso che quando, diciamo, su questo argomento, si intraprende un percorso nuovo, quando, diciamo, conta più lo speed o lo smartphone che la carta d'identità, in un paese dove ci sono pensionati, dove ci sono soggetti disagiati, dove ci sono cittadini residenti stranieri, forse questa transizione va curata e noi siamo disponibili, ma vorremmo capire anche come riusciamo ad organizzare il tutto. Con l'INAIL anche lì abbiamo un protocollo, in verità lì c'è una discussione ancora più sviluppata, noi abbiamo consegnato anche come CEPA le nostre osservazioni. C'è questo problema, noi rileviamo come INGA, io lo posso dire, pratiche che vengono bocciate nella complessità per il 42,6% o ancora per il 39% nel 2020. Noi chiediamo che ci sia una standardizzazione della documentazione che si richiede ai cittadini che purtroppo hanno queste difficoltà e vorremmo anche una chiarezza nel diniego delle domande non accolte, perché questo ovviamente ci consente di assumere un profilo. È chiaro che ambedue gli istituti sono dei grandi istituti, spesso le circolari emanate dagli stessi istituti vengono, come dire, interpretate in maniera diversa. Io credo che oggi, in un'epoca in cui si viaggia in telematico, in un'epoca in cui, diciamo, siamo tutti chiamati ad essere più efficienti e più veloci, probabilmente dobbiamo sforzarci di più tutti e dobbiamo riuscire a risolvere i problemi per tempo. Nannicini, Pagliaro diceva, cerco di sintetizzare, bisogna semplificare alle volte forse anche il rapporto tra i cittadini e i vari enti e anche rendere più comprensibili alle volte le decisioni che gli enti prendono nei confronti dei cittadini. Questo tavolo è un tavolo a quattro, altrimenti non si regge, nel senso che la quarta gamba deve essere la politica che fa le regole in ultima analisi, che stanzia gli investimenti, che decide come deve funzionare di fatto il sistema. E allora le chiedo come entra la politica in questo rapporto. Li ha sentiti dialogare? Cosa manca, cosa serve secondo lei? Beh, il dialogo è importante, ovviamente non nasce da oggi, dobbiamo capire come lo riassettiamo e come
alla nuova frase post-pandemia. La politica può fare molto, intanto può scrivere un assetto di welfare più semplice nel numero anche degli istituti assistenziali e nella loro capacità di essere disegnati per dare risposte alle persone, e può anche scrivere regole sulla governance complessiva del nostro Stato sociale, dove sia valorizzato il ruolo di tutti a partire dalla funzione sociale dei patronati e sia chiaro chi deve fare cosa e quale deve essere anche in termini di scambio di banche dati, di interoperabilità delle banche dati, il terreno di gioco in cui tutti possono fare la loro parte per un obiettivo comune, che è dare risposte alle cittadine e cittadini. Allora, tra poco resteremo in studio con Pagliaro e Nannicini. Prima di salutare Tridico e Bettoni, che so devono andare via da qui a 10 minuti, insomma per le 16, volevo fargli un'ultima domanda. La domanda è sul tema, diciamo sul titolo della trasmissione. Parto da Tridico, che in parte forse ci ha già risposto, ricordando appunto quello che è successo nel febbraio, quello che avete lanciato nel febbraio del 2020, poi bruscamente diciamo interrotto, comunque rallentato dalla pandemia. Ma insomma, il titolo di questa trasmissione, di questo evento, è Digitalizzazione, cittadinanza digitale per il welfare del futuro. Questa rivoluzione, lenta o rapida che sia, anche qui in Italia, è inarrestabile, comunque è inevitabile? Non c'è dubbio che lo sia. Io ricordavo esattamente la data del 17 febbraio del 2020 come una data in cui noi abbiamo lanciato i nostri progetti triennali dell'innovazione tecnologica, l'abbiamo fatti approvare dal CIV, abbiamo iniziato l'iter che poi, come dire, in qualche modo è stato rallentato dal fatto che poi noi abbiamo lavorato l'anno scorso in emergenza. Pagliaro diceva che abbiamo lavorato 20 bonus che erano completamente inediti rispetto alle categorie di bonus e di welfare già esistenti. È un progetto inevitabile, è un progetto importante che aumenterà i servizi, la qualità e la produttività anche del settore privato, ne sono sicuro, ma questo sta nelle cose, come dire, c'è tanta letteratura anche che spinge sul fatto che inevitabilmente sia nel settore pubblico che nel settore privato i guadagni di produttività derivano dallo sforzo che si fa in innovazione tecnologica e quindi nella digitalizzazione nel contesto attuale. Vedete, noi abbiamo vissuto quattro grandi rivoluzioni industriali, se vogliamo chiamarli così. La prima, che inizia altrove, nel nord Europa, in Inghilterra, e che lasciò un po' a bocca asciutta i paesi del sud Europa. La seconda, quella che invece toccò anche il nostro paese dagli inizi del Novecento e poi soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, che interessò molto paesi come l'Italia, anzi l'Italia soprattutto, e sappiamo quanto bene ha portato all'Italia in termini di incremento di redditi e benessere economico. La terza rivoluzione, quella probabilmente classicamente chiamata informatica, di nuovo ha interessato poco purtroppo il nostro paese, è stata meno pregnante anche nel nostro paese, ha visto invece proliferare in alcune Silicon Valley del mondo degli sviluppi tecnologici importanti. La quarta, quella che oggi chiamiamo di nuovo in modo grossolano digitalizzazione, probabilmente è un'occasione importante per il nostro paese da cogliere. Siccome in questa visione un po' storica che ho descritto ne abbiamo presa una sì e una no, penso che questa ulteriore, la quarta, sarà sicuramente un'occasione che l'Italia sfrutterà molto. E l'Istituto, che è una delle più grandi amministrazioni nel paese, che ha un ruolo quindi nell'avanzamento della digitalizzazione nell'intera PA, vuole cogliere questa occasione. Questa amministrazione ci crede moltissimo nei vantaggi di produttività che deriveranno dall'innovazione tecnologica. Abbiamo 6 progetti approvati all'interno del PNRR, una spesa importante. Vogliamo appunto che i nostri servizi circolino attraverso nuove procedure, attraverso nuovi servizi che sono telematizzati. È vero, però, lo diceva Pagliaro, e quindi il punto di equilibrio è importante che noi dobbiamo scegliere. Non tutto oggi è possibile
possibile attraverso smart, o meglio, non per tutti è possibile lavorare o chiedere servizi con smartphone e attraverso SPID. Tra l'altro a ottobre noi abbracceremo definitivamente lo SPID e lanceremo una grande campagna di comunicazione proprio a vantaggio di chi rimane purtroppo ai margini di queste innovazioni tecnologiche. E dicevo, noi eravamo proprietari di circa 27 milioni di PIN, oggi il paese può contare su oltre 30 milioni di SPID, grazie anche al fatto che l'istituto ha regalato allo Stato 27 milioni di PIN. Molto spesso questo viene dimenticato, non è molto noto, ma in due accordi che abbiamo fatto con il Ministero dell'Innovazione, con la precedente ministra Pisano e con l'attuale ministro Colao, l'istituto ha consegnato nell'ambito della normativa vigente i PIN che ha e nella trasformazione verso lo SPID, come dire, questa possibilità che oggi ha permesso all'Italia di fare un salto importantissimo in termini di servizi digitali che l'utenza può godere. Vedete, se noi non avessimo avuto questo grado di automatizzazione, questo grado di digitalizzazione che abbiamo avuto nel passato e che stiamo fortemente accelerando oggi, non saremmo stati in grado di soddisfare 15 milioni di utenti che da marzo del 2020 a oggi si sono affacciati ai nostri sportelli, ai nostri servizi telematici, ai patronati, attraverso i patronati appunto, a chiedere bonus e servizi per circa 45 miliardi di euro. Ecco, questi sono i numeri della pandemia che hanno riguardato IMSS. 45 miliardi di euro, lo dirò domani alla commissione, invitato con grande piacere alla commissione che è presidente appunto Nannicini, 45 miliardi di euro per 15 milioni di utenti. Badate, stiamo dicendo 15 milioni di utenti ulteriori rispetto a quelli che già mensilmente serviamo attraverso pensioni, assegno annuo familiare, reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. 42 milioni di prestazioni mensili, ordinari, pagati ogni mese ormai da anni, ai quali abbiamo aggiunto 15 milioni di prestazioni pagati in questo periodo terribile, ulteriori. 42 più 15 fa 57 milioni di prestazioni mensili. Questi sono i numeri dell'istituto. La popolazione italiana è intorno a 60 milioni di abitanti, se escludiamo appunto il pubblico impiego, che sono quei 3 milioni che non hanno ricevuto appunto bonus o sostegni, siamo esattamente ad aver coperto tutta la popolazione italiana. Ecco, questi sono i numeri dell'istituto in questo periodo, e non avremmo potuto fare questi numeri senza un grosso grado di automatizzazione, un grosso investimento in innovazione tecnologica. E allora, parliamo di digitalizzazione. Intanto ringrazio Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. E richiamo con noi anche Franco Bettoni, presidente dell'INAIL, anche lui ci deve salutare. Bettoni, prima di salutarla le chiedo un'ultima cosa. Ci siamo sentiti spesso in questi anni per commentare purtroppo i fatti di mancata salute e mancata sicurezza sul lavoro. Questi ultimi mesi sono stati mesi terribili per tanti versi. Oggi lo ricordava anche Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, nel messaggio al G20 dei ministri del lavoro. L'impegno del G20, ha detto Landini, a fare della salute e sicurezza sul lavoro un nuovo diritto fondamentale del lavoro, sarebbe pertanto un segnale di importanza straordinaria che vorremmo partisse dai ministri del lavoro riuniti a Catania per divenire parte delle conclusioni dei capi di Stato. E allora Bettoni, che anno è stato, partendo dal Covid, ma ricordando anche le morti sul lavoro di questi ultimi mesi? Sinceramente è un momento difficile. La pandemia ci ha fatto capire, ci ha dato una lezione che stiamo vivendo, che la prevenzione, importante in tutti i sensi, non è un costo, ma è un investimento fondamentale che tocca tutti i cittadini, le imprese e le organizzazioni. Ci ha insegnato e ci insegna i fatti quotidiani, quelli che accadono da tempo, che la sicurezza dei lavoratori deve essere considerata priorità. L'esperienza maturata durante questo periodo, l'Istituto a occuparsi ancora di più dei cambiamenti del mondo lavorativo attraverso l'incremento di politiche
di prevenzione adeguata a diffondere i migliori standard di sicurezza, perché la sicurezza vuol dire anche redditività aziendale. Io ritengo che l'Istituto ha investito miliardi per i bandi ISI, per fare sicurezza nelle aziende a fondo perduto, circa 2 miliardi e mezzo di investimenti. Dobbiamo continuare a fare di più anche per quanto riguarda e implementare i fondi a disposizione per fare informazione, formazione, usare la ricerca e ne fa molta a sostegno della sicurezza negli ambienti di lavoro e delle macchine, di tutta l'attrezzatura, e continuare a fare ciò anche digitalizzando. Abbiamo parlato tutti oggi, ma la trasformazione digitale è importante, la valorizzazione e l'interscambio dei dati, rafforzare anche la collaborazione con i patronati, che ovviamente l'INE continuerà a fare, ma anche non solo a livello nazionale, ma sul territorio. In questi giorni abbiamo assistito purtroppo a un tema, e lo diciamo, l'indignazione è importante, la vicinanza alle famiglie è importante, dobbiamo lavorare per far sì che ciò non accada, e per fare ciò dobbiamo impegnarci tutti, l'Istituto, ma le forze sociali, tutte a mettere al centro la salute e sicurezza, e ne parleremo nei prossimi giorni partendo tutti insieme. L'INE lo sta facendo, ma dobbiamo continuare a fare tutti insieme, torno a ripetere, istituzioni, forze sociali, politica, Parlamento, mettendo al centro la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché si mette al centro la famiglia, le persone. Per fare ciò dobbiamo investire, lo dico, lo ripeterò in altri, partendo dal mondo della scuola. Ne ho parlato anche al sottosegretario che si occupa della scuola, ne parleremo insieme, perché ritengo che sia un modello da portare avanti per cambiare la cultura della sicurezza. Per fare ciò è fondamentale. Ovviamente poi abbiamo tutto l'altro campo, i controlli, la norma c'è, i controlli, gli ispettori, tutto ciò che anche il Ministro e anche voi tutti, le forze sociali in questi giorni. Però è una battaglia culturale che dobbiamo fare tutti insieme. Grazie, grazie a Franco Bettoni, presidente dell'INAIL. Noi torniamo con i nostri ospiti in studio. Un commento lo chiederei anche a Nannicini sulla questione salute e sicurezza sul lavoro, perché comunque il Covid è stata una parte importante dei ragionamenti che si sono fatti su questo tema in questo anno. Poi dalla morte della giovane operaia a Prato in poi si sono riaccesi i riflettori, che devo dire i sindacati non spengono mai, però il resto del mondo spesso purtroppo spegne e si dimentica appunto delle morti sul lavoro. Anche su questo, diciamo, l'arrivo dei soldi del PNRR può essere, diciamo, un punto di partenza per colmare quelle lacune che da anni vengono additate come il principale problema: la mancanza degli ispettori, la mancanza dell'esecuzione delle leggi che pure ci sono. Insomma, Nannicini, che riflessioni avete fatto anche voi? Beh sì, purtroppo la discussione politica si riaccende sempre inseguendo fatti di cronaca, e non c'è più purtroppo bisogno neanche di aspettare tanto. Questo è un paese dove 3 persone al giorno morivano sul lavoro o recandosi al lavoro già prima della pandemia, quindi è un paese dove la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità per chi ha a cuore una diversa dignità e una diversa qualità del lavoro. Ci sono noti da tempo, uno dei primi disegni di legge che ho presentato arrivando in questa legislatura erano investimenti o riordino sulle ispezioni uniche. Ovviamente la sicurezza del lavoro non si ciba di sole ispezioni e controlli, ma ha bisogno anche di una rete vera di ispezioni e controlli, e abbiamo ancora molto da fare sul coordinamento e sulla formazione e l'assunzione di nuove figure anche di ispettori che possano dare risposte sui territori, in aziende e in filiere produttive che hanno problematiche di sicurezza molto diverse tra loro. Poi c'è un tema ovviamente di disciplina, di contesto e di innalzamento della qualità del lavoro in generale. Penso al tema dei subappalti, penso al tema di alcune filiere dove abbiamo bisogno di intervenire perché non ci sia solo una competizione basata sui costi e la riduzione dei diritti.
Ma questi temi ci sono nella discussione, diciamo, sulla ricostruzione del. Secondo me ci sono un po' troppo poco in questa fase in cui mettiamo giustamente al centro gli investimenti pubblici e privati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono importanti, ma devono avere dietro un'idea di qualità e dignità del lavoro, altrimenti magicamente le risposte non arriveranno solo da un po' di investimenti nell'arco di qualche anno. Non possiamo accontentarci di questo, dobbiamo mettere un'idea di lavoro al centro dell'azione che sta dietro anche ai fondi europei dei prossimi anni e ancora facciamo un po' fatica a farlo, onestamente. Prima di arrivare alle conclusioni del nostro dibattito, per continuare a raccontare anche quello che l'Inca fa nelle sue sedi, non soltanto in Italia ma anche all'estero, teniamo insomma l'attività del patronato come il fil rouge di questa discussione. Vogliamo farvi vedere questo servizio girato un po' in Italia tra Palermo e Napoli e un po' invece all'estero tra Londra e Tunisi per raccontare anche quello che è stato l'anno della pandemia nelle sedi che si occupano principalmente di emigrazione o immigrazione, per introdurre anche due temi brevemente, quelli del progetto Forma e di Shub, che sono due progetti importantissimi appunto al servizio dell'immigrazione, per farvi sentire altre testimonianze appunto dalle sedi e dai territori in cui Link è presente. Vediamo insieme questo servizio. L'INPS di Palermo è polo specializzato per le pensioni e le prestazioni estere degli Stati Uniti d'America e della Tunisia. Pertanto, il patronato Inca CGIL, di concerto con le sedi estere di riferimento, ogni giorno assiste, tutela e rappresenta i cittadini italiani e i cittadini stranieri che hanno regolarmente lavorato in Italia e che sono poi tornati nei propri paesi di origine o che hanno scelto dall'Italia di trasferirsi in altri paesi. L'Inca di Palermo riceve ogni giorno le richieste dall'estero, non solo di pensioni, ma anche tutte quelle che sono le prestazioni a sostegno del reddito, come maternità, bonus bebè o assegno nucleo familiare, e tutela sia gli assistiti che i loro familiari, facendo da tramite tra l'ente previdenziale estero e l'INPS. Tra i nostri servizi c'è quello dedicato ai migranti. È uno sportello che assiste gli stranieri sulle procedure di ingresso e di permanenza in Italia. L'Inca di Palermo assiste gli stranieri per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, per i ricongiungimenti familiari, in nulla osta legato al decreto flussi, svolgendo un'attività di formazione e di consulenza degli assistiti. Il nostro lavoro infatti va oltre la semplice trasmissione telematica online delle domande. In caso di diniego, infatti, lo sportello ogni giovedì pomeriggio si avvale della presenza di un legale che accoglie i cittadini stranieri e li assiste gratuitamente nella presentazione dei ricorsi amministrativi e giudiziari, ricorsi che spesso vedono coinvolte le corti di giustizia europea, volte a tutelare i lavoratori italiani vittime di discriminazioni all'estero e i lavoratori stranieri vittime di discriminazioni in Italia. L'Inca di Palermo sta lavorando all'avvio di un'integra corner, aderendo al progetto Shub, che vede coinvolti tra gli attori del progetto, oltre al patronato, le associazioni di Arci Sunia e Auser. Il progetto per il quale sono stati già identificati una decina di migranti nel territorio palermitano, alcuni dei quali provenienti dal centro di accoglienza di Partinico, punta ad accompagnare questi assistiti, finito il percorso dentro i centri di accoglienza, in un percorso di supporto e orientamento che possa rendere i cittadini autonomi dal punto di vista sociale, economico e culturale. Progetto che è già partito a Caltagirone e sul quale stiamo lavorando già da alcune settimane. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo di pandemia, abbiamo riorganizzato la nostra attività, anche in considerazione del lavoro da casa, per cui, in un momento in cui molti dipartimenti governativi britannici e anche la rete consolare italiana chiudevano gli uffici e anche le linee telefoniche, noi abbiamo cercato di aumentare le linee telefoniche e la nostra presenza online,
per continuare a fornire la nostra assistenza in un momento in cui appunto siamo stati sommersi dalle richieste di aiuto e abbiamo assistito migliaia di connazionali con le domande di Universal Credit, ovvero la principale prestazione assistenziale messa in campo dal governo britannico per aiutare con la perdita del lavoro. E inoltre abbiamo continuato a fornire il servizio di registrazione della residenza per i cittadini europei che vivevano nel Regno Unito prima del 31/12/2020. Ricordo che siamo l'unico patronato riconosciuto dal governo britannico a fornire questo tipo di servizio sul territorio nazionale. Questo ha garantito che migliaia di connazionali potranno continuare a godere dei propri diritti di accesso al welfare, diritti sul lavoro e diritti di ricongiungimento familiare anche a seguito della fine del periodo di transizione. Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore un nuovo sistema di immigrazione in questo paese che ha messo fine alla libertà di circolazione, per cui un tipo di attività che ultimamente ci sta prendendo molto tempo è quello necessario a spiegare come funziona il nuovo sistema di immigrazione a punti, perché non è più così facile venire a lavorare qui nel Regno Unito come lo era in precedenza. La difficoltà di riuscire a garantire assistenza con modalità da remoto ha reso complicato il nostro lavoro, in particolare anche per tutta la parte, diciamo, di cittadini stranieri che normalmente si sono sempre rivolti ai nostri uffici e che durante questo periodo di crisi ancora di più hanno avuto necessità di avere una relazione con qualcuno che desse una risposta a tutti i loro quesiti. La questione, il tema del digital divide è chiaramente stato in qualche modo scaricato sui cittadini e su chi in qualche modo ha sempre offerto un supporto alla cittadinanza, quindi i nostri uffici un po' a presidio, diciamo, di tutela per i lavoratori e per i cittadini si è ritrovato a gestire una situazione abbastanza complessa, data anche dalla molteplicità di sostegni al reddito previsti, che ha mandato abbastanza in confusione il cittadino, ancora di più gli stranieri con i quali, insomma, era anche difficile riuscire ad offrire alcune volte una consulenza telefonica per difficoltà linguistiche, ma anche via mail la difficoltà di allegare un documento perché magari non si aveva la strumentazione utile per poterlo fare. E quindi alla fine di quest'anno osserviamo un paese con una condizione critica che vede i poveri ancora più poveri nonostante i sussidi erogati, perché chiaramente la prospettiva in termini di ripresa del lavoro è abbastanza complessa. E i precari sono sempre più precari, si pensi anche semplicemente agli italiani all'estero che sono rientrati, ai lavoratori stagionali e alla complessità, insomma, di queste situazioni. Fortunatamente questa volta ci siamo ritrovati un legislatore che ci ha risparmiato quelle odiose e disgustose discriminazioni legate alla cittadinanza, e quindi a tutti i cittadini è stata garantita, insomma, un pari trattamento per quel che riguarda il sostegno al reddito. Il progetto Forma è un'occasione di integrazione per i beneficiari che dalla Tunisia si raggiungono a loro familiari in Italia. È un'occasione di approfondimento della civiltà della cultura italiana, un'occasione di conoscenza della lingua del paese che si ospiterà. Per i nostri candidati il progetto Forma Dui non è solo godere del corso di formazione, ma anche scoprire l'Italia prima di raggiungerla, comprendere il contesto che l'aspetterà sia nella nuova vita familiare che nei nuovi rapporti sociali, sapere i loro diritti e i loro doveri. Il nostro ruolo nel quadro del progetto non è solo di formare di persone, ma anche di riorientarli e assisterli psicologicamente, quello che è ciò che è risultato una grande soddisfazione dalla parte delle persone. Dalla parte delle persone formate, nonostante le loro diversità, che prescinde dall'età, del sesso, del livello di studio, un unidestinatario ha delle richieste e delle aspettative diverse degli altri. Durante il periodo della pandemia
abbiamo cercato di muoversi con cautela e professionalità. Per concludere, il progetto Forma non è solo un progetto di formazione di prepartenza, ma anche una completa inclusione delle persone che speriamo che col tempo diventerà un'attività ordinaria per i patronati. Allora, abbiamo sentito le testimonianze dalle sedi in Italia e all'estero dell'Inca, un secondo blocco. Io intanto ringrazio Emanuela Bortone da Palermo, Maurizio Rodorigo da Londra, Vania Chiarolanza da Napoli e Mustafa Lawini da Tunisi. E Pagliaro, questo servizio ci serviva anche per ricordare che il patronato Inca offre tanti servizi non soltanto ai cittadini italiani ma anche ai cittadini stranieri e più in particolare per quanto riguarda l'immigrazione e per quanto riguarda l'emigrazione. Abbiamo sentito anche il racconto del progetto Forma 2 da Mustafa Lawini da Tunisi, sappiamo che è in corso anche SHUB, gli Integra Corner, abbiamo sentito la Chiarolanza sulla difficoltà anche di aiutare i cittadini stranieri che forse erano i più fragili, i più penalizzati nel tempo più duro della pandemia. Ricordiamolo anche questo aspetto dell'Inca, perché oggi l'immigrazione ovviamente è un tema fondamentale della nostra società e l'emigrazione italiana ormai da un paio di decenni è ripresa a ritmi costanti. Sì, credo che l'impegno dell'Inca sia un impegno a 360 gradi. Un impegno che ci vede portare avanti anche due progetti importanti, oltre agli altri, dove siamo capofila, venivano ricordati il progetto Forma e il progetto SHUB. Il primo si occupa di ricongiungimenti familiari, il secondo di integrazione socio-economica ai titolari di protezione internazionale. E sostanzialmente siamo di fronte, ad un impegno totalizzante della nostra struttura nella direzione della tutela individuale, che si rivolge non solo ai cittadini italiani ma anche agli stranieri. L'Inca ha seguito i flussi emigratori, tant'è che siamo presenti in 27 paesi, in quasi tutta Europa, nelle Americhe del Nord e nell'America del Sud, in Australia. E poi abbiamo anche seguito gli aspetti dell'immigrazione. Noi siamo presenti in 5 paesi, Senegal, Tunisia, Marocco, Romania, Albania. Lo dico perché oggi dobbiamo anche prendere atto del fatto che in Italia molti lavori gli italiani non vogliono più farli, e quella immigrazione è un'immigrazione che poi trova occupazione nel nostro lavoro. Penso all'ambito dell'edilizia, penso all'ambito dell'agricoltura oppure ai lavori di cura, o come abbiamo visto purtroppo tragicamente in questi giorni nella logistica. E quelle modalità di accoglimento sono sicuramente modalità importante, perché l'integrazione è alla base di tutto. Poi naturalmente come Inca siamo impegnati anche in tutto il resto, lo diciamo con la consapevolezza che molte considerazioni che qui oggi sono state fatte poi si riversano nel nostro quotidiano lavoro e nel nostro impegno, ed è un lavoro a volte complicato, a volte difficile, ma un lavoro di cui siamo orgogliosi, perché l'intreccio della tutela individuale con quella collettiva riesce a fare la differenza e porta il risultato. E sicuramente quando i cittadini hanno la capacità di accedere alle misure, alle prestazioni con semplicità, sicuramente abbiamo costruito un paese migliore e un paese a misura appunto di cittadino. Allora Nannicini, un'ultima domanda sulle prospettive di questo periodo. Mi rivolgo anche
allo studioso, al professore, diciamo, oltre che al politico, ovviamente. È un periodo, io immagino, stimolante per voi, perché trovate davanti un compito arduo, un compito difficile. L'abbiamo sentito anche dalle ultime parole di Pagliaro, sono tante diciamo, i pezzi fragili della nostra società. Pensiamo appunto anche agli immigrati o agli italiani che devono andare via dall'Italia per trovare un lavoro. Però appunto è un momento anche di stimolo. Come lo sta affrontando anche personalmente? E qual è la speranza, diciamo, l'obiettivo che si pone? Ovviamente è anche un momento molto difficile, molto duro, però, come diceva, è un momento pieno anche di opportunità e cose da fare. C'è stato un cambio di paradigma, volenti o nolenti, forte. Prima il tema era l'Europa serve o non serve, adesso tutti sono europeisti, anche se è facile quando c'è da andare al bancomat essere europeisti, un po' meno quando c'è da rimboccarsi le maniche e trovare delle risposte a livello sovranazionale. Penso ai temi dell'accoglienza, delle migrazioni e anche di una idea diversa di società aperta e che moltiplica le opportunità per tutti quando c'è da costruire una nuova Europa. Però questo dobbiamo fare. Chi era europeista ieri e non oggi che ci sono dei soldi da spendere e costruire un'Europa più forte, più giusta, che rilancia anche un modello sociale. C'è molto da intervenire anche per rendere l'intervento pubblico più forte, ma anche più vicino alle persone. Quindi ci sono grosse opportunità, c'è anche molta frustrazione, fatemelo dire, a volte rispetto alle lentezze della politica, alla fragilità delle nostre istituzioni, penso alle difficoltà del rapporto governo-parlamento, alle difficoltà della frammentazione del quadro politico, che ovviamente non nascono oggi, vengono da un percorso fatto anche di molti errori e di molte debolezze, quindi grandi opportunità, frustrazione perché queste opportunità non vengono colte appieno tutti i giorni, però io mi attengo al motto di Roosevelt: fai quel che puoi, dove sei, con quel che hai, e dobbiamo provarci. E allora dobbiamo provarci, poi dopo quando finisce la trasmissione le chiederemo se la finale degli europei la giocano a Londra o la giocano a Roma, visto che parlavamo di Europa, parlavamo di europeisti, ma il fil rouge, lo dicevamo, è il racconto dell'attività del patronato Inca, dei servizi della CGIL. Allora per chiudere, diciamo, prima di raccogliere, diciamo, le fila di questa discussione con Michele Pagliaro, vogliamo farvi vedere un ultimo servizio, quello che racconta anche l'integrazione tra i servizi della CGIL, CAF e Inca. Una sola porta di accesso per 180 tuteli, lo ha girato la nostra collega Simona Caleo alla sede di Via Poliziano, e sentiremo le voci di Alessandro Biagiotti, amministratore dei CAF Lazio e Basilicata, e Fabrizio Baiocchi, presidente dell'Inca Roma e Lazio. Guardiamoci insieme questo servizio. Il 2020 è stato un anno complesso per l'Inca, ma in generale per tutti i servizi. Abbiamo cambiato completamente l'approccio con gli utenti, la modalità di lavoro. Mentre tutti gli istituti previdenziali chiudevano, il patronato è rimasto l'unico punto di riferimento per i cittadini, per i disoccupati, per i pensionati che poteva dare risposta. L'Inca e comunque il sistema dei servizi ha assicurato tutte le prestazioni che via via sono state introdotte. Penso ai bonus, penso al reddito di cittadinanza, penso a tutte le prestazioni legate anche ai lavoratori e non dimentichiamo anche la tutela degli infortuni e malattie professionali, perché attraverso l'attività dell'Inca è stato riconosciuto anche l'infortunio Covid sul lavoro. Quest'ultimo anno di pandemia è stato un anno particolarmente complesso, ma non ci siamo mai spostati dall'idea di quella che è la nostra missione, ovvero la tutela delle persone, sia sotto l'ambito previdenziale sia nell'ambito fiscale. Non abbiamo mai chiuso, siamo stati aperti sin dal giorno successivo. Non ci siamo mai fermati, abbiamo introdotto delle modalità di rapporto con gli utenti a distanza attraverso email, attraverso WhatsApp, attraverso anche il telefono. In questo anno di pandemia abbiamo comunque mantenuto i target di assistenza, essendo stati sempre aperti per tutti quanti i nostri servizi. Noi assistiamo oltre 250.000 persone all'interno delle oltre 100 sedi del Lazio,
durante tutto l'arco dell'anno a garanzia e per offrire le oltre 25 tutele che il CAF di CGIL offre a tutti i cittadini. Quindi possiamo dire che abbiamo in pochi mesi avuto il contatto con oltre 400.000 persone attraverso il telefono, attraverso le mail, attraverso le modalità che sono state quelle che abbiamo introdotto. Nel mese di luglio dello scorso anno CAF Inche e Vertenze hanno dato inizio ad un progetto chiamato 100 unico prenotazioni della CGIL Roma Lazio Pronto CGIL. Era l'occasione per identificarci in un unico sistema di prenotazioni condiviso interno alla CGIL, quindi fatto di operatori del CAF, dell'INC e degli uffici Vertenze che rispondevano alle richieste dei cittadini, tutte le richieste dei cittadini, ed oltre alla prenotazione degli appuntamenti garantivano anche consulenza e assistenza fiscale, previdenziale e legale. Nell'ambito dei tre servizi riscontriamo circa 2.500-3.000 chiamate giornaliere. Abbiamo lavorato per un progetto comune di integrazione tra i servizi, quindi la persona che entra nella porta della CGIL riesce a trovare tutte le risposte. 180 tutele, tre servizi, il CAF per la parte fiscale, l'INCA per la parte previdenziale e l'ufficio Vertenze per la parte legale. 180 tutele, ma un'unica entrata, la CGIL ha una sola porta, i nostri servizi sono integrati e i nostri operatori hanno la capacità e gli strumenti tecnologici al fine di garantire alle persone la possibilità di entrare una sola volta all'interno della nostra sede e di avere tutte le informazioni legate tra di loro. Quindi l'integrazione è fondamentale, la porta della CGIL è una e unica per i servizi e l'integrazione che noi abbiamo sperimentato nel 2020 sta andando avanti con buonissimi risultati e credo che sia la strada giusta per continuare a offrire tutela e assistenza a tutte le persone che si rivolgono verso le nostre sedi. Torniamo in studio con Michele Pagliaro, presidente dell'INCA, e Tommaso Nannicini, senatore del PD, per le conclusioni di questa discussione. Pagliaro, Nannicini nel suo primo intervento ci ha detto non è più il momento adesso di fare i complimenti al patronato per quello che ha fatto, lo sappiamo bene, lo abbiamo detto, lo abbiamo sottolineato, lo abbiamo raccontato e poi appunto Nannicini parlava anche ovviamente di investimento, di soldi, diciamo, di ridiscutere questo fondo patronati che insomma ha subito qualche taglio di troppo negli ultimi anni, quindi io partirei da qua per capire come è andata questa discussione dal tuo punto di vista. Ma sicuramente quello è uno degli aspetti, come dire, importanti. Noi abbiamo, come dire, lavorato sodo, abbiamo lavorato di più e paradossalmente rischiamo di avere una situazione un poco complicata. Lo dico perché il fondo dei patronati che viene a volte chiamato in causa è un fondo che viene alimentato attraverso un'aliquota di prelevamento che oggi è dello 0,199% che si calcola sull'ammontare complessivo dei contributi versati. Questa aliquota è stata ridotta negli anni, io posso dire questo, negli ultimi 10 anni il fondo patronati ha subito un taglio di circa 90 milioni di euro. E paradossalmente noi, come dire, con questo meccanismo rischiamo anche di vivere una fase estremamente complicata, sostanzialmente perché il gettito della massa contributiva per via della pandemia si è ridotto notevolmente. Adesso ci sono delle risorse, per carità, e il governo, questo governo ha dimostrato sensibilità, però noi siamo preoccupati perché non sappiamo quale sarà il calo che poi agirà sul fondo. E per tutte le cose che abbiamo visto, per tutte le cose che ci siamo dette, io questo lo ritengo un paradosso, perché in effetti, come dire, abbiamo lavorato di più, se andiamo a vedere anche l'attività a punteggio, mentre fino a qualche anno fa l'ammontare complessivo del punteggio toccava 7 milioni di punti, oggi
con tutte le altre attività che sono state introdotte si arriva anche a superare i 10-12 milioni di punti. Quindi più lavoro, probabilmente mi auguro con gli stessi soldi, ma forse saranno anche di meno. Ma quello che conta è raccogliere la sfida del tempo che stiamo vivendo. Io apprezzo questa discussione perché siamo, come dire, ottimisti e perché pensiamo di avere aperto, diciamo, una interlocuzione sia con le nostre istituzioni di riferimento sia anche con la politica. Lo dico perché noi abbiamo un problema già domani mattina, perché faccio un esempio concreto, l'articolo 36, il cosiddetto mandato di patrocinio telematico, vige durante lo stato di emergenza. Se, come tutti auspichiamo e vogliamo, a fine luglio non ci sarà lo stato di emergenza, noi abbiamo bisogno di capire qual è la strada. E lo dico anche perché questo sistema dei patronati, che è disciplinato da una legge, la 152 del 2001, una legge che proprio a marzo di quest'anno ha compiuto 20 anni, probabilmente ha bisogno di una rivisitazione. Quella legge è una legge, diciamo, costruita 20 anni fa c'erano altre condizioni diverse. Io faccio un esempio banalissimo: nella legge si prevedono le figure dei collaboratori volontari, che sono, diciamo, molto diffuse nell'ambito sindacale. Oggi, con la telematizzazione, con tutte le criticità legate alla privacy, a quelle figure è impedito l'accesso alle banche dati dell'INPS. E io credo che noi dobbiamo intervenire anche da un punto di vista, diciamo, legislativo, affinché questa attualizzazione della norma sia praticata, perché altrimenti sarà complicato continuare a mantenere quell'essenza fondamentale che abbiamo visto di presidio di prossimità senza, diciamo, questi interventi. E lo dico perché il patronato è un'entità unica in Italia. Noi esistiamo soltanto in questo paese. L'Inca nasce, diciamo, per volontà di Giuseppe e di Vittorio, subito dopo la guerra, al primo congresso della CGIL. Giuseppe Di Vittorio, che era anche, come dire, uno dei padri costituenti, e le attività dei patronati discernono dall'articolo 38 della nostra Costituzione, tant'è quando a un certo punto, siamo agli anni 2000, qualcuno pensò di abolire sostanzialmente il fondo patronati e quindi di chiudere i patronati, intervenne la Corte Costituzionale con la sentenza 42 del 2000, che poi diede corso alla legge 152. Perché faccio questa premessa? Perché io credo che oggi ci sono le opportunità, come ci ricordava il senatore Nannicini, del PNR, c'è una grande transizione, probabilmente ci sarà una grande trasformazione, ma dobbiamo evitare quelle derive pericolose che abbiamo visto anche durante la pandemia, perché i faccendieri non mancano mai e nel disagio, lo dico pensando ai migranti, lo dico pensando alle fasce più deboli del paese, tendono ad inserirsi. Una pratica di bonus nel libero mercato, le virgolette naturalmente sono d'obbligo, costava anche 80 euro. E quindi rafforzare, preservare e migliorare questa rete di prossimità che è fatta dai patronati, io credo che debba essere un obiettivo di tutti, non solo perché lo sancisce la nostra Costituzione, ma anche e soprattutto perché può fare la differenza. E allora mi sembra che un terreno ideale comune ci sia, anche la voglia di parlarsi, di sedersi intorno a un tavolo. Noi chiaramente aspetteremo le notizie e osserveremo la realtà. Io intanto ringrazio il senatore Tommaso Nannicini, presidente della Commissione parlamentare di controllo degli enti previdenziali. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ringrazio poi coloro che si sono collegati con noi nel corso di questo evento: Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, e Franco Bettoni, presidente dell'INAIL. E poi un grazie va ovviamente all'Inca CGL e al suo presidente Michele Pagliaro per questo confronto. Grazie Pagliaro. Il titolo: Cittadinanza digitale per il welfare del futuro, è il titolo che chiude gli eventi delle giornate del lavoro della CGIL Futura 2021, categorie e tutele individuali. Si fermano qui per ora, ma
torneranno a settembre con una seconda parte dedicata alle giornate confederali. Al centro restano tre parole di studio e ispirazione per il sindacato e per la società: inclusione, partecipazione e rappresentanza. Io ringrazio tutti gli ospiti che hanno animato i nostri dibattiti e raccontato il lavoro in questa drammatica parentesi della storia del mondo, i segretari generali di categoria, al segretario generale della CGIL Maurizio Landini e poi dirigenti sindacali, ministri, politici, esperti e soprattutto le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno dato testimonianza di quello che succede sui luoghi di lavoro e nelle nostre città. Adesso vi chiedo anche di mettervi comodi perché con i ringraziamenti ho appena iniziato. Ringrazio tutta la squadra di Futura, cito due persone: Maria Antonia Fama, che ha coordinato i 14 eventi passando ore e ore in riunione online al telefono, il direttore di Collettiva Stefano Milani e tutta la redazione, i colleghi che si sono alternati con me alla conduzione, anche quelli coinvolti da altre testate, i colleghi di Collettiva che in redazione hanno passato notti insonni a montare i tantissimi contributi filmati di questi eventi e non hanno perso un minuto di diretta per aggiornare il sito in tempo reale e assicurare la copertura degli eventi sui social. Ringrazio tutte le strutture delle categorie delle tutele individuali della CGIL, le donne e gli uomini dell'organizzazione della comunicazione e gli uffici stampa anche di molti territori che ci hanno aiutato. Ringrazio l'ufficio stampa della CGIL nazionale per il suo lavoro prezioso e insostituibile di relazione con l'esterno, ma soprattutto ringrazio la meravigliosa squadra di registi, cameraman, montatori, tecnici delle luci, me li sono segnati per non dimenticare nessuno, videomaker, fotografi, voi non li vedete, noi ce li abbiamo qui davanti da giorni, non escono da questa sala da una settimana e ancora adesso, negli ultimi secondi di una settimana così intensa, di fatto continuano a svolgere il loro lavoro. È bene ricordarci sempre, ce l'ha insegnato anche il Covid, le difficoltà di questo momento economicamente drammatico, è bene tenerlo sempre a mente che tutto questo senza di loro non sarebbe stato possibile. E allora vi ricordo che tutti gli eventi e materiali prodotti potete trovarli su collettiva.it. Da Giorgio Sbordoni, grazie a tutti per l'attenzione, restate connessi e buon pomeriggio.